Oggi al Dipartimento della Protezione Civile, con le più alte autorità dello Stato, un momento importante, seppur triste, di riconoscimento di alcuni amici, di persone che sono state determinanti per ANPAS, dall'interno, dall'esterno, fondamentali. Oggi ritornano nella nostra mente, nei ricordi di episodi e credo, spero, negli episodi dei tanti volontari che via via hanno avuto occasione di conoscerli, persone stupende su cui noi contiamo per il futuro. Marco ci teneva molto alla diffusione della conoscenza. Per lui ricerca ed essere un ricercatore significava anche comunicare la ricerca e i progressi scientifici affinché fossero e diventassero anche uno strumento di protezione civile. Lui aveva capito che l'ambiente più giusto dove iniziare questa divulgazione era proprio il mondo di protezione civile, il mondo del volontariato, era proprio il terreno più fertile in cui far attecchire certe idee e quindi i volontari poi sarebbero stati lo strumento di divulgazione. Parlando da moglie, io ne sono felice perché comunque avere avuto accanto una persona che è riuscita insieme a tante altre a far crescere la nostra protezione civile, e qui parlo anche da volontaria, mi fa enorme piacere. Lui è sempre stato l'alluvionato tra i terremotati e il terremotato tra i terremotati. Lui era il primo ad andare e l'ultimo a ritornare. E oggi questo lavoro viene riconosciuto, e viene riconosciuto anche grazie al supporto che tutti i volontari che sono partiti insieme a lui hanno fatto sempre un ottimo lavoro. Due persone importanti, dicevo, per il nostro sistema, un sistema di protezione civile, quello dell'ANPAS, che ben si inserisce nel sistema nazionale e che ci caratterizza ancora una volta anche sulle cose che stiamo mettendo in campo adesso per una visione a 20 anni, per le cose del futuro, per gli interventi, ma soprattutto la prevenzione che dobbiamo ancora praticare, perché purtroppo siamo ancora indietro. Quindi oggi è una giornata sicuramente importante di ricordo, ma anche di prospettive e di crescita per il futuro. Ci dà la forza per poter andare avanti.